Shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way. Bentornati su Assassin's Creed Origins. Nel periodo in cui non eravamo collegati, ho fatto delle missioni secondarie per portare Bayek a livello 5 per poter sostenere questa missione, che è la seconda principale, il falso oracolo, dove dobbiamo andare ad uccidere Medunamun, che è questo falso oracolo dalla forza sorprendente che è protetto dalle sue guardie. Io direi quindi che possiamo andare a ammazzarlo. Bene, eccoci giunti davanti al luogo dove credo ci sia appunto questo Medunamun. Noi utilizziamo la nostra aquila, eccola qui, Senu, per poter capire dall'alto che cosa nasconde questo, questa fortezza. Come vedete possiamo zoomare per cercare di capire che cosa c'è all'interno, appunto. È proprio grande sto posto, come vedete. Ci sono un tot di guardie in giro, livello 4. Noi siamo a livello 5, quindi ci siamo un attimino livellati facendo le missioni secondarie. Però ecco qui che c'è un altro. E qua bisogna un attimino cercare di sfruttare l'aquila il più possibile per cercare di studiare la situazione. Qui c'è un uomo che chiede aiuto e chiede di farlo uscire. Mentre qui c'è ancora qualcun altro, va bene. Però non vedo... Pensavo più gente in questa zona. Vediamo qua. Mi dice... Vabbè, c'è qualcuno dentro, eh. Ce n'è un po' di guardie. Medunamun probabilmente potrebbe essere dentro questo... Dentro questa struttura. Però vabbè, direi un attimino che adesso un giro l'abbiamo fatto con la nostra aquila. Adesso andiamo su Bayek e proviamo a intrufolarci. Brutti fannulloni, almeno rendetevi utili. Ecco Bayek quindi che si sta avvicinando alle mura. Io direi che magari entrare dall'ingresso principale non è l'opzione migliore, perché... Però aspetta, vediamo se quanto è sorvegliato questo ingresso, perché mi sembra di averne visto solo uno qui. Vediamo, vediamo. Allora, ma però sono in due, sono in due, sono in due. No dai, entriamo prima da sopra. Andiamo da sopra. Non facciamo le cose entrando dal tempio, dall'ingresso principale, ma proviamo a entrare dalle mura. Utilizziamo le nostre abilità nello scavalcare e magari partiamo dall'esterno per non... Fammi uscire di... Allora, qui c'è un tipo che chiede... Siate maledetti! Fammi uscire di qui! Quest'uomo vuole... È quello che diceva, che prima abbiamo visto con l'aquila, e vuole uscire. Allora noi attiriamo un attimino la guardia. Anzi, ci siamo fatti subito beccare, perché non volevo uscire, volevo attirarlo per poi ammazzarlo, ma va bene così. Allora, un attimino, nascondiamo sto corpo che non lo voglio qui in bella vista. Nel frattempo io sto utilizzando le armi. Nascondiamolo un pochettino più di qua, per esempio. Sto usando delle armi che ho sbloccato grazie al fatto che avevo la Deluxe Edition, e quindi ho un'arma un pochettino più potente per ora. Nulla di clamoroso. Intanto ci sono altri sacerdoti. Abbiamo liberato questo sacerdote. Rimani nascosto finché non hai modo di scappare. Ok, quindi praticamente ci sono 5 sacerdoti. C'è un'altra missione all'interno. Abbiamo sbloccato un'altra missione, che è quella di uccidere, di liberare, scusate, altri sacerdoti che ci sono all'interno del tempio. Adesso vediamo di... Questo ci stava per vedere, ma... Se viene qui lo uccidiamo noi prima. Ok, perfetto. Questo è andato. Proseguiamo. Questo qui da dove arriva? Da dove arrivi tu? Ce n'erano altri due che non avevamo visto. E adesso ce n'è un terzo lì avanti che ci ha appena visto. Ma lo facciamo fuori. No, ci hanno visto già tutti qua in questa zona. Non siamo stati per niente furtivi. Però fatto sta che riusciamo a liberarcene. Allora, un attimino, prendiamo il controllo dell'aquila per capire cosa c'è qua intorno, perché almeno sappiamo che cosa aspettarci.
Ok, c'è tutta questa zona. I sacerdoti dovrebbero essere... Dove sono i sacerdoti? Potrebbe trovarli l'Aquila, no? Bersagli localizzati. Ecco qui che c'è... Ci sono altri uomini. Vediamo di capire se troviamo gli altri sacerdoti. Con l'Aquila non sembra segnalarmeli, però... Questo forse. Allora. Quindi, questa zona è abbastanza libera perché abbiamo già ammazzato tutti facendo un po' di casino. Adesso proseguiamo, andiamo magari nell'altra zona dove abbiamo visto che è pieno di guardie. Bene, direi che la prima parte non l'abbiamo fatta troppo stealth. Ora cerchiamo magari di rallentare un pochettino con le uccisioni brutali. Magari cercare un attimino di lavorare un pochettino più di soppiatto. Però c'è tantissima, c'è un sacco di gente qui, eh. C'è davvero un sacco di gente. Ne vedete due lì? Male, vedo pieno di gente. Se questo viene qui, magari lo uccidiamo di soppiatto. Ok, questo nascondilo dietro di qua. Chi è che mi ha visto? Passiamo di qua che magari è un po' più nascosta la situazione. Tipo qua ci dovrebbero esserci le due guardie d'ingresso. E ammazziamo prima queste due. Quanta gente c'è qui? Mi sa che lo stealth oggi lo abbandoniamo. La scorsa puntata eravamo riusciti a fare un po' tutto più di nascosto, di soppiatto. Questo lo atterriamo, ma ci vede quell'altro. Sicuro, vabbè, va bene. Uno l'abbiamo atterrato così e quell'altro ce ne liberiamo con due colpi di quelli ben assestati. Ora, stiamo un attimo bassi, chiamiamo Senu. Ok, qui ci sono probabilmente due sacerdoti da liberare, perché abbiamo sbloccato la missione secondaria di liberare i sacerdoti. Ma qui quanta gente c'è? C'è un sacco di gente in giro e noi stiamo andando dentro come se non ci fosse nessuno. Questo lo ammazziamo e ormai siamo in vena di fare uccisioni di questo tipo. Questo ci ha visto, quindi c'è poco da inventare. Ok, nasconditi un attimo che capiamo la situazione. Allora, Senu, dici tu. Qui non vedo nessuno. C'è un po' di gente chiaramente qua avanti nella zona che non abbiamo ancora visitato di questo tempo. Aspetta che ce n'è uno qua dentro. 29 metri. Entriamo e lo liberiamo. Quindi stiamo liberando un attimino i sacerdoti. Abbiamo sbloccato questa missione secondaria. La facciamo mentre andiamo a prendere... mentre dovremmo andare ad uccidere Meduramun. Ok, stiamo qui bassi. Dov'è che sono? Sono qua dentro? No, questo è uno scondiglio. Sei proprio tu! Chi è che mi nomina? Sta calmo. Ti tirò io fuori. Dovete star zitti, dovete stare, che se mi nominate. Qui le guardie ci sentono. Comunque, queste guardie le stiamo uccidendo abbastanza facilmente. Per ora. E, però c'è un sacco di gente, c'è anche gente a cavallo. Che possiamo ammazzare. Come sono già morti questi? Con le frecce, già uccisi così? Va bene, e allora qua, sono qua dentro questi qua. Vai, liberiamoli. Sei proprio tu. Sono io, andate fuori dalle maroni, ne manca uno. Dobbiamo fermare questa follia. E che cercheremo con... Che vattene solo quando non c'è nessuno in giro. L'Aquila. Che quindi deve darci una mano. Dov'è l'ultimo? È qua. Eccolo lì, come vedete l'Aquila ci permette di... agganciarlo e di vedere dove si trova. È a 80 metri da qui. Questo non si accorge che arriviamo e lo ammazziamo. Perfetto. E vabbè, nel frattempo parliamo un attimo di Bayek.
che non sappiamo ancora bene il motivo per il quale nel corso dell'ultimo anno è diventato così con barba lunga e arrabbiato col mondo. Intanto mi sono buttato giù a caso, non guardando, non curante del fatto che potessero esserci dei nemici. E quindi stiamo un po' cercando di capire perché Bayek si vuole vendicare, che cosa è successo nei confronti, non so, del faraone piuttosto che degli uomini per il quale lavorava. Cosa lo ha reso così spartano e arrabbiato nei confronti del mondo? E vediamo un attimo di capirlo nel proseguo della storia, mentre adesso facciamo abbastanza rapidi ad andare a liberare questo sacerdote, perché l'obiettivo di giornata non è quello. Allora, è qui il sacerdote, sì, liberiamolo. Vattene e intanto ammazziamo. Sì, sono io, Bayek, tu vattene. Sacerdoti rinchiusi come se non ci fosse un domani. E adesso... è finita. E adesso cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Ok, abbiamo completato questa missione secondaria, questa quest secondaria che abbiamo completato, e ora possiamo proseguire all'interno del tempio. Quest'uomo ci ha già ampiamente visto, ma è un uomo solitario, quindi lo affrontiamo senza problemi. Muori, muori, muori. Ok, perfetto. E l'aquila non può aiutarci granché, però, perché noi siamo qua. Vediamo se qua avanti ci mostra qualcosa l'aquila. Però non sembra esserci nessuno per ora. Ok, quindi siamo di nuovo con Bayek. E sì, tracciamo di nuovo la missione del falso oracolo, che è quella che stavamo facendo prima. Allora, dobbiamo tornare indietro, 35 metri qui indietro. Come mai? Cosa c'è qua di tanto importante? Conferma uccisione. L'abbiamo già ammazzato. Abbiamo ucciso. Lo abbiamo ucciso senza neanche accorgercene. Sì, perché mentre stavamo svolgendo l'altra missione, lo abbiamo ucciso. Questo mi state facendo credere. Vabbè. Tu sei tornato. Eccolo qui, Beluna. Rimediare ai tuoi sbagli. Muoio, la mia opera è incompleta. Ero vicino, così vicino a inaugurare il governo perpetuo della forza e della virtù. Virtù, Ci darà il potere degli dèi. Cos'è un bambino a confronto? Cos'è un bambino? Papà. Oh mio Dio, nostro figlio. Oh. C'eri quasi. Ehi, un'altra. Sì. Aia. Non mi piace questo ricordo. Allora, provare. Così ne posso prendere. Stiamo rivivendo un ricordo di un anno prima con nostro figlio. Beh. In alto. Quando ancora eravamo i Magi del faraone, sì. E non avevamo né barba né capelli alla Taribo West. Ho fatto sbagliare. Uffa. Kemu, vieni. Ho trovato le iene. Davvero? Sì. Vai, su. Ti piacerà. Ci sono 16 iene tutte scure. 16? E terrificanti. Sai che ti dico? Ora preferisco andare a caccia con mio padre. Sei il solito fifone. Ehi. Dai, vieni. Cacciamo per davvero ora. Eh? Va bene. Andiamo. Cosa cacciamo? L'oracolo vuole la pelle di uno stambecco per la cerimonia. Starai al fianco del faraone, vero Bayek? Sei il Magi. Quando sarò un Magi, starò al fianco del faraone. Non sarai mai un Magi. Intanto guardate che bello e quanto è grosso il deserto. Però temo che purtroppo possa succedere qualcosa... qualche avvenimento spiacevole legato a nostro figlio. A volte prendono fuoco e corri velocissimo. Perché passa esattamente un anno fa e noi in questo momento siamo ancora felicemente i Magi del faraone.
E intanto, vabbè, dobbiamo portarlo al branco di stambecchi. L'abbiamo portato. Ci vediamo alla cerimonia. Ciao, Jazeera. La mandria è in zona. Non ce ne serve uno qualsiasi. Che ci serve? Branco. Che ci serve? E quello. Come fatto? Grande e con corne nuove. Silenzio. Perfetto, l'abbiamo bloccato con Senu. Siamo ancora un po' in una fase di tutorial dove ci spiegano un po' come utilizzare le meccaniche. Però nel frattempo stiamo rivivendo un ricordo con nostro figlio Kemo. No, li ho spaventati. Stai tranquillo, quello è il nostro obiettivo. Avremo più tempo per stare insieme. Godiamoci il momento. Stammi vicino. Ce la faremo. Ormai vedrai. Abbiamo selezionato questo e ammazziamo questo. Vedi? Occhi e mano allineati alla freccia. Perfetto, e l'abbiamo solo preso. Così puoi scoccare un buon colpo. E deprediamolo, credo che siamo a posto. Vorrei scagliare 100 frecce con quest'arco. Era questo, no, il nostro obiettivo? Dov'è il capobranco degli stambecchi? Ma non era quello che abbiamo preso. Quello che abbiamo preso non era il capobranco. Il capobranco. Dov'è? Eccolo qua. Quindi abbiamo localizzato il capobranco adesso. Senu, vieni qui. E quindi dobbiamo uccidere per forza il capobranco. Jazeera mi ha detto di prenderle una piuma. Così quando mi peseranno il cuore andrò nei campi dei giunchi. Anubi peserà il tuo cuore e una piuma. Non puoi intervenire in alcun modo. Papà, se ne va via. Non c'è fretta, piccolo. Lo prenderemo. Preso. Preso il capobranco. È il nostro obiettivo. Colpo preciso al cuore non porta sofferenza. Beh, non porta sofferenza, ma l'abbiamo ammazzato comunque. Bene, abbiamo preso quello che dovevamo prendere. L'oracolo prima che faccia buio. E ora dobbiamo raggiungere il tempio di Amon con Kemu. Le mie frecce. Certo. La tua freccia dovrà diventare Senu. Se ogni mia freccia fosse come Senu, niente potrebbe sfuggirmi. Dicevi di voler vedere il faraone da vicino? Certo. Vorresti stare con me al suo fianco? Posso, davvero? Come mio figlio e futuro Mejai, sì. Papà, ma che cos'è un Mejai? Il primo Mejai era chiamato a proteggere il faraone. Oggi dobbiamo preoccuparci di tutte le persone dell'Egitto. Non solo proteggerle, ma assicurarci che stiano bene. Oh, papà, non vedo l'ora di diventare un Mejai. Conosci tutti i segreti di Siwa. E se non riuscissi a diventare un Mejai? Lo diventerai di sicuro. Sei mio figlio. Ma sono un fifone. Provo a non esserlo. Ma non è tanto facile. Aspetta. Andiamo di qua. Quando avevo la tua età, a volte anche io avevo paura. Tuo nonno era un famoso Mejai. Voleva che portassi onore alla famiglia una volta preso il suo posto. E poi? Un giorno mi ha portato qui. In cima mi ha detto una cosa. Una sola parola. Mi ha cambiato. Una parola? Ho vinto le mie paure. Sapevo di poter fare tutto quello che volevo. Cosa ti ha detto? Te lo dirò quando ci arriveremo. Che cos'è che ha detto tuo padre? Salta! Smetti di pensarci. Salta. Sì, papà. Ehi, fidati. Ce la farai. Penso sia un primo balzo della fede che gli sta insegnando il nostro Bayek. Torna qui, non sei pronto. Però posso farcela, papà? Il nostro figlio posso? Non è ancora pronto eventualmente a fare questo tipo di salto. Zitto, stronzetto, che non sei altro. Ehi, aiuto! È Jazeera. Zitto, ho detto. Corri a casa da tua madre. Andrà tutto bene, ci penso io ora. Mejai, Bayek! Vai, presto. Ho paura, non voglio andare a casa da solo. No, Kemo, fai quel che ho no, detto. No, non ditemi che questo va a casa da solo e lo ammazzano. Vai. Perché non lo so, mi puzza di ricordo brutto questo.
E noi mandiamo a casa da solo il nostro figlio. Bayek. Qui ci chiamano. Eccomi, sono io il Magi. Chi mi cerca? Rinfodera quell'arma e seguimi. Ma dovevate solo parlargli. Ah! Non capisco la situazione. Qua già ci dice di affrontare i soldati. Il problema non è affrontare i soldati, ma è il nostro figlio che è andato a casa da solo. E non vorrei sorprese. Adesso vediamo. Qua bisogna affrontarli. Vediamo. Vieni. Vengo. Chi sei tu per darmi ordini? Senti, bastardo, non abbiamo tempo da sprecare. Attenzione, qui una specie di imboscata per il nostro Bayek, che si trova in 1 contro 5 da difendere. Dobbiamo difendere anche quel bambino che però sta scappando, bene così. Mentre noi... fai buono. Madonna, quanto sangue abbiamo addosso. E... non ci vedo benissimo. Non ci vedo benissimo. Un rumore, sei morto. Ci hanno presi e non è un bene per noi. Non volevo farmi vedere. Mi sono nascosto. Stiamo seguendo questo uomo mascherato che ci ha portato all'interno di un tempio. Sembra forse dove eravamo prima, dove c'era Benunamun, credo. E ci hanno preso perché ci hanno fatto questa imboscata. Non sappiamo dov'è il nostro figlio. L'altro bambino nemmeno. Per noi ci hanno preso perché erano in 5. Forse è buono che non ci hanno ammazzato. L'oracolo potrebbe esserti di ostacolo, ma noi abbiamo qualcuno. Bayek, pensavo volessero solo fargli qualche domanda. Che cosa ho fatto? Zitta! Aia, situazione strana. Noi stiamo seguendo quest'uomo. Quella Rebecca lì ci ha messo in guardia, che pensavano volevano fare solo una domanda, ma a chi? Che cosa sta succedendo? Non ho buonissime sensazioni in questo ricordo, però vediamo di capire. Eccola. Eccola. Abbiamo rapito nostro figlio, quello lì è nostro figlio. C'è un bambino all'interno. Non fare entrare nessuno. Papà, è nostro figlio, l'hanno rapito. Camu, sei ferito. Allora forza, facci vedere. Lasciate stare mio figlio. Tuo figlio ha qualcosa da spiegarti. Libis può mostrargli il globo? Ci servirà questa per entrare nella cripta. È solo una perdita di tempo! Il ragazzo ha paura, ma tutto bene. Papà, hanno bisogno che gli dici della cripta. Devono capire come usarla. Se il Magi devi avere un indizio, una chiave o qualcosa che ci spieghi come usarla. Non so proprio nulla di questa cripta. Vi prego, lasciate stare mio figlio. Signori, il faraone è stato testato. Verremo scoperti, presto. Parla con tuo figlio. Se non troveremo la cripta aperta, non lo rivedrai mai più. Papà! Ho fatto come mi hai detto, ma... va tutto bene. Niente. Papà, posso prenderlo? No, Kemo! No, Kemo! Ma ci faranno male! Kemo, loro! Kemo! Oh. Che assurda perdita di tempo! No, Kemo! No, vieni! Vieni! Tempo esaurito? Parla! No, io non lo so! Dobbiamo andare! Strapperò via il cuore del ragazzo! No, fermi! No. Non vedrà mai il regno dei morti! No! Ve lo dirò! Cerca di prendere tempo! Questo cos'è? Dai che ci siamo liberati. Ammazzali tutti. Il serpente considera questa una risposta. No, così no. No, dai.
Va bene avere brutte sensazioni per quanto riguarda questo ricordo, ma che nostro figlio venga pugnalato da noi stessi per colpa di sta gente, no. Zitto! Pensavamo che fossi morto. Non sei nemmeno riuscito a salvare tuo figlio. Sei non l'età. Bayek il niente, padre di nessuno! Ha colpo nessuno! Che l'occulto ti accolga. Il signore della Duat ti attende. No, beh, ragazzi, comunque sono completamente sotto shock per questa storia, per come è andato. Quindi Bayek vuole vendicarsi semplicemente della morte di suo figlio. Credo che i 5 uomini che dobbiamo ammazzare, l'Ibis, la serpente, tutto questo qua, Medunamun, quello che abbiamo appena ammazzato, erano semplicemente quei 5 uomini mascherati che c'erano durante l'uccisione di nostro figlio. Alessandria, devo incontrare Aya. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Siwa ha sempre bisogno del suo Magi. Ma sei tu il guardiano qui ora. Sarò felice di aiutare. Vieni a trovarmi quando sarai pronto a partire. Ci faremo una birra in nome dell'amicizia, eh? Esatto, abbiamo ammazzato l'Ibis Medunamun, quindi 2 uomini ammazzati. E ora potremo, credo, proseguire. Vediamo un attimo in questa... vabbè, qua... Vediamo un attimo di capire... No, l'albero delle abilità, volevo vedere proprio questo. Abbiamo ammazzato l'Ibis e l'Airone. Mancano il serpente, l'avvoltoio e l'ariete. Quindi credo che queste siano le 5 persone che c'erano durante l'uccisione di nostro figlio. Però non mi sembravano persone mandate dal faraone. Quindi forse noi col faraone non siamo in cattivi rapporti. Però boh, dovremo chiaramente capirlo proseguendo con l'avventura. Ora c'è una nuova missione che possiamo sbloccare e parla con Epfeza quando sei pronto a lasciare Siwa. Io direi che possiamo essere pronti a lasciare Siwa per andare ad esplorare tutta quanta la regione, l'Egitto, insomma tutta quanta la mappa per ottenere la nostra vendetta della morte di nostro figlio. Parliamo con Epfeza. Prima di partire, assicurati di essere pronto. Siamo pronti a lasciare Siwa e a proseguire nel nostro viaggio. Devo lasciare Siwa. Altri hanno bisogno della mia giustizia. Soprattutto colui che chiamano il serpente. Come troverai quegli uomini? Aya sta dando loro la caccia ad Alessandria. Devo trovarla. Ha detto che sarebbe andata da suo cugino alla grande biblioteca. La grande biblioteca? E che se fossi venuto ti avrei dovuto dire solo una cosa. Serapide. Serapide, il dio condiviso da greci ed egiziani. Ma certo, capisco. Bayek, fa qualcosa per quella barba. A presto, allora. Beh, io sinceramente lo preferisco con la barba, perché, insomma, senza barba era un po' anonimo il suo volto. Così non è che sta bene, però barba e capelli così lo rende un po' più cattivo, voglioso di vendetta. Sembra uno che ha voglia di vendetta. Vabbè, però no, nel Leila, dobbiamo ci serve della ciclosporina. Subito. Leila, dove svegliati, siamo? Svegliati. Mi sa che stiamo tornando nel presente per la prima volta, dove non obbligarmi a venire. Probabilmente vedremo coloro che stanno utilizzando, così coloro che stanno utilizzando i ricordi di Bayek, che stanno rivivendo i ricordi di Bayek. Adesso vediamo di capire. Però comunque finiamo un attimino il Leila. Discorso. Sì, sì. Leila. Siamo nel presente. Riprenditi. Leila, sei sveglia.
Abipti. Ti ho detto di non chiamarmi così. Comunque, il nostro prossimo obiettivo è il serpente e dobbiamo raggiungere questa aia per poterlo trovare. Nel frattempo, siamo nel presente. Ma i tuoi reni no. Ci vuole altra ciclosporina se vuoi farcela. Sì, infermiera Ghiri. Ufficiale medico Ghiri, tesoro. Beh, com'è andata? Le modifiche reggono. I ricordi del soggetto sono chiarissimi. Se questo non convince l'Abstergo a inserirmi nel progetto Animus, mi arrendo. Fantastico! Chi abbiamo qui? Lui è Bayek di Siwa. La morte di suo figlio l'ha reso spietato. Credi interesserà l'Abstergo? Non cominciare. Sai che non saranno felici di come hai gestito l'incarico. Sanno che non seguo le regole. Beh, non le hai solamente ignorate, ma ci hai sputato sopra. Del resto sarà tutto inutile se entri in coma. Ora prendi quella ciclosporina. Eccoci nel presente con questo soggetto che sta utilizzando i ricordi, sta rivivendo i ricordi di Bayek. Qui dobbiamo prendere questa ciclosporina. La prendiamo. La ciclosporina? 2 cc basteranno. Non scordare di usare l'alcol. Vorrei essere lì ad aiutarti. Ti occupi benissimo di me, anche dall'hotel. E so quanto ami l'aria condizionata. Sembriamo essere all'interno. Siamo all'interno delle rovine, forse proprio anche noi in Egitto. E qui usciamo al mondo esterno. Però non lo so, vediamo se riusciamo ad uscire o meno. Sì, si può uscire. Sì, sembriamo essere nell'antico Egitto, come vedete. Siamo arrivati qui con... Siamo da soli però, siamo solitari, non c'è qui nessuno. Però... possiamo esplorare il mondo esterno? No, ok, oltre un tot non ci mandano. Perfetto, quindi torniamo indietro. E... cerchiamo di capire qualcosa. Siamo nel presente. Il presente di Assassin's Creed a me non piace molto, devo dire. Nel senso che preferisco... sono sempre un po' ricordi scollegati, si fa sempre un po' fatica... a capire bene il filo del discorso. Ma qui stiamo rientrando dove c'è l'Animus, dove ci ricollegheremo ai ricordi di Bayek. E vediamo un attimo qui cosa c'è. Sto dando un'occhiata in giro. Questo cos'è? Vienimi incontro e io ti guiderò a casa. Ma con chi stai parlando? Con la mummia di Bayek. Ma certo, siamo proprio... chiacchierona. Siamo proprio nella... Questa qui è la mummia di Bayek. Come vedete ci somiglia parecchio. Siamo nella tomba di Bayek, quindi... No, qui non si va. Siamo nella tomba di Bayek. Bayek dovrebbe essere, quindi... dovrebbe essere il primo assassino. Colui che praticamente crea la confraternita degli assassini. Chiaramente ai tempi di Bayek non c'era ancora la lotta tra assassini e templari. Mentre... nel momento in cui stiamo adesso, quindi nel presente, questa guerra è molto 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 attiva. E vabbè, noi comunque adesso ci stiamo collegando, i fili sono proprio collegati alla tomba di Bayek, come vedete. Sono collegati alla tomba di Bayek e quindi stiamo rivivendo direttamente da Bayek i suoi ricordi. Io direi di tornare dell'Animus dopo questo giro nel presente in cui abbiamo visto la tomba di Bayek. È davvero grandioso. Stai attenta. Siamo ritornati nei ricordi di Bayek e inizia quindi ufficialmente ora, dopo queste due puntate di prologo, Assassin's Creed Origins. Stiamo uscendo da Siwa per esplorare appunto il mondo dell'antico Egitto e ottenere la nostra vendetta. Io direi che per questo episodio siamo, ecco qui Bayek e Senun, la sua aquila. Possiamo anche chiuderla qui. Io ti faccio, ti raccomando di non perderti il proseguo della serie. Metti mi piace per supportare la serie, commenta, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ma soprattutto non farti raccontare il prossimo episodio. Un saluto, alla prossima, ciao!